Ma sono buonissimi! Prendiamo un mango ben maturo e lo sbucciamo. Mi raccomando, prendete un mango ben maturo. Il mango l'abbiamo utilizzato pochissimo nelle nostre ricette. Esatto, anzi quasi zero. Praticamente Forse sì, una forse una volta. volta e basta. Esatto. E che cosa faremo quindi? Oggi faremo una ricetta freschissima e appagante, perfetta per questa stagione. Sì, più o meno, se smettesse di piovere e fare caldo, magari sì. Beh, qui da noi sì. E adesso andiamo a tagliare tutta la polpa. Tra l'altro, quanto è buono il mango, Diana. Anche Buonissimo, anche a me piace tantissimo. a voi piace, fateci sapere qui sotto nei commenti. Ora prendiamo la polpa ottenuta e la mettiamo nel mini pimer oppure in qualsiasi frullatore che avete, va benissimo. Mi raccomando, pulite bene anche il nocciolo perché qui rimane sempre tanta polpa. A questo punto aggiungo dello sciroppo d'acero, ne aggiungiamo 2 cucchiai abbondanti. Sono sicuro che si può usare anche il miele per chi volesse, vero? Potete anche usare il miele, certo, oppure se volete usare lo zucchero, perché lo usate, va benissimo, potete usare anche quello. E infine aggiungo anche 50 grammi d'acqua. L'acqua deve essere calda o fredda? Non importa, temperatura ambiente, come volete, se ce l'avete già fredda dal frigo va benissimo uguale. E ora chiudiamo il nostro piccolo frullatore e andiamo a frullare bene il tutto. Controlliamo la consistenza. Wow, che bel colore! Vero? Cremosissimo. Mamma mia, io lo mangerei così. C'è un profumo, tra l'altro, il mango emana un Ah. profumo incredibile. Assaggiamo. Vabbè, Buono. una delizia. E beh. E ora prendiamo il nostro stampo per ghiaccioli. In realtà questo è uno stampo per gelatini, ma va benissimo anche per i ghiaccioli. Sembreranno anzi dei piccoli gelatini al mango. Wow. E andiamo a riempire gli stampini. Chissà quanti ne vengono con questo impasto. Secondo me tre. Vediamo, vediamo. Giusto, giusto per quattro, perfetto. Quindi ragazzi, se acquistate questo stampo qua, sappiate che con queste dosi ne vengono precisamente quattro, senza neanche farlo apposta, eh? Esatto, Proprio perfetti. benissimo direi. Non dimentichiamoci gli stecchini, andiamo a infilarli qui, poi copriamo con la pellicola. Questa è in dotazione con gli stampini, quindi è Esatto. una cosa prettamente del nostro stampo. Ok, perfetto, adesso li mettiamo nel congelatore per tutta la notte. Eccoci qui, è passata la notte intera, i nostri ghiaccioli sono pronti, io ho dato una sbirciatina e sono perfetti. Prima di andare a vederli però lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche, supportateci perché abbiamo tante sorprese per voi quest'anno. E inoltre vi ricordo che nel nostro libro Zero glutine, zero rinunce trovate tantissime idee fresche per l'estate, ma non solo, anche panificati senza glutine, insomma troverete una guida completa per la cucina senza glutine e senza latte. Se non avete ancora il nostro libro, vi lasciamo il link qui sotto oppure lo trovate in tutte le librerie. 3, 3, 2, 2, 1, eccoli qua, eccoli qua. i nostri ghiacciolini. Wow, andiamo a rimuoverne uno. Mamma mia, questo stampo è veramente fantastico. Guardate che bella forma che dà. È rimasto un Wow! pochettino di ghiaccino dietro, adesso lo Adesso lo leghiamo. possiamo togliere. Che Che bello. meraviglia! Che profumo! Wow! Praticamente, ragazzi, con solo i due ingredienti abbiamo fatto dei ghiaccioli che Fantastici! sicuramente saranno gustosissimi. Adesso andiamo a assaggiarli, però so già che saranno buonissimi. E con un altro, guardate qua che bello. Wow. Dai, una a te, una a me. Allora, io un minimo di presentazione al piatto la voglio fare, quindi ho tritato delle nocciole. Sul piatto però, mi raccomando, la presentazione al piatto. E poi anche delle foglioline di menta. Beh, sì, sono molto carini così. Ovviamente poi quando li mangiate non ci saranno, però se dovete presentarli ai vostri amici, tipo, abbiamo fatto i ghiaccioli, ne volete uno? Gli portate il piatto così, poi loro quando lo prenderanno ci rimarranno male perché non avranno le nocciole sopra, però va bene lo Claro, stesso. Infatti, guardate che belli che sono così. eh. Hai visto? Sì, molto Sembrano, belli. è tutta un'altra cosa così. Sì. Cin cin. Cin cin.
Mamma mia. Buono, wow. Ma quanto è buono. Buonissimo. Buonissimo. Mm.